Sydney è stata la stessa cosa. È difficile ridurre un impianto che in origine ti deve portare dei numeri tali da accontentare tutti ed è difficile gestire, da gestire poi, è impensabile. Addirittura ricordo che a Sydney c'era il progetto di abbattere le sole due ali laterali e quindi rimanere ai 100.000, mi sembra, posti dello stadio. Sicuramente il nido d'uccello sta soffrendo per quelli che sono i costi di gestione. Al di fuori di un movimento olimpico che porta lì i numeri di un'Olimpiade, è difficile da gestire sicuramente. Quella che per solito, vista da fuori del resto del mondo, è così estemporanea baldanza italica a Roma, Roma 60, lo stadio rimane, il villaggio è diventato un centro, un momento residenziale tra i più frequentati. Erano altri numeri, senz'altro, ma forse è anche la ragionevolezza di progetti che vanno pensati poi anche a futura memoria e non sull'immediato di un grande evento. E a questo proposito, chissà mai che tutti questi ragionamenti portino buono. Qua ci vorrebbe il presidente Pancalli, che oltre ad essere primo grado del Comitato Italiano Paralimpico è anche vicepresidente del CONI, chissà mai che un giorno si possa di nuovo parlare di una Roma olimpica a proposito del sogno Roma 2020. Il progetto voi siete pronti in quel caso? Beh, essere pronti sarebbe un obbligo in una Olimpiade o in una successiva Paralimpiade giocata in Italia. Una cosa sono i villaggi olimpici e un'altra invece sono gli impianti. I villaggi nascono per essere utilizzati anche dopo, mentre invece l'impianto sovradimensionato per un'Olimpiade non ti consente una gestione tranquilla. Dai massimi sistemi nuovamente all'appassionante gara finale arco ricurvo donne, c'è in palio la medaglia d'oro, già assegnato il bronzo all'Iran, abbiamo detto altro movimento di riferimento, movimento in crescita che ha lavorato molto bene in queste ultime stagioni, bronzo assegnato allora all'Iran, adesso è il tempo di Corea contro Cina, il derby d'Oriente. Quadrate le cinesi, sembra che all'esordio in linea siano proprio loro, è così. Tre frecce loro, tre frecce le avversarie, a chiudere una volée su sei, poi si ribaltano nuovamente i turni in linea di tiro. 8 per la prima freccia cinese. Bruttissima, brutto tiro. Zona blu del target, 5, addirittura 5. Nell'allineamento ideale, punta del naso, apice delle labbra, punta del mento. Corregge qualcosa, ma non è una gran rosata, non è una gran serie d'apertura per la Cina, aspettando la risposta coreana. Koesuk, c'è qualcosa, cinque da verificare, nella sostanza un tiro non eccellente, lontanissimo dal vero nella tradizione del valore di queste arciere. Arco nella piena fatica, nella piena trazione, l'arco ricurvo toglie quel sistema di carrucole che è un demoltiplicatore di forze. In questo caso il lavoro sull'ancoraggio è lavoro a pieno regime. 5-8-6 da interpretare questa alternanza di punteggi da una parte e dall'altra, sia Corea sia Cina. È l'apertura della gara, è la medaglia d'oro che si gioca, è una grossa pressione per tutte le arciere. Concetto dell'inerzia anche in questo caso, qualcuno deve pur impossessarsi del comando della gara per imporre il ritmo. 8 alla verifica, è il momento delle tre frecce cinesi a completare la prima volée sulle 6. Avanzerà poi soltanto l'oro al maschile nell'arco ricurvo. 9, 9 points. Primo 9.
per la Corea. Direi che uno dei dati di questa manifestazione, come di tante altre, è il passaggio di consegna fra l'Europa, che è sempre stata all'80% la maggiore fornitrice di arcieri, di arcieria, all'Asia. Asia che abbiamo visto crescere non solo per opera della Corea, che ha sempre dominato, ma per tutte le altre regioni, dalla Mongolia, abbiamo visto dall'Azerbaigian venire arcieri, quasi con difficile. Sono mentalità diverse dalle nostre. Abbiamo visto l'Iran che si raccomanda da là, che prega, e questo va spesso in conflitto con la nostra italianità. Batti molto su questo concetto, tu Pedrazzi, sei molto convinto di quanto sia necessario. Ma guarda, io ho una cosa da raccontarti. Noi abbiamo due allenatori coreani al momento in Italia, nella squadra maggiore. Sì. Pietro Suk e la Park. Sì, Sally Park. Si dà nomi europei, tra l'altro, no? A confondere ancora più le carte. Vengono a portare il primo verbo nell'ortodossia dell'arceria, oggi come oggi. Sì, sì. Poi stranamente vengono quasi fandare. Tu sai che seguo Natalia, perché è modenese come me, e Natalia Valeva, e quindi so che... 44-47, Cina avanti di 3 punti. E quindi so che l'intenzione di questa Sally Park è proprio quella di portare le nostre a pregare, e si scontra con delle realtà italiane che non sono... Non è nella mentalità occidentale proprio. Non è nella nostra mentalità. Loro tecnicamente sono molto più avanti di noi, però hanno in più questa marcia della fede, di una fede... Sì. Però nel modo delle religioni orientali è un ritrovare se stessi, andare a cercare, sì, il trascendente. Certamente. Quindi ecco il ragionamento che fa il tecnico orientale. Certamente. Mentre gli arcieri occidentali, ai quali racconti questo, lo prendono come una provocazione, magari si ribellano e non accettano questo percorso. Certamente. Che poi è training autogeno, niente di più, niente di meno. Però di nuovo la gara, 48-45, una volta conclusa anche una possibile verifica. Punteggi molto bassi. Sì, decisamente bassi. Riparte chi è in svantaggio? Corea sotto. 10 al modo coreano. Fuori tutte e tre le frecce delle coreane, adesso poi si inverte il turno in linea di tiro. 9, sempre zona gialla, quasi sempre non ti sbagli da quelle parti, sono tiri importanti che fanno punteggio. Dieci questo, sì, tranquillo, è sulla, interrompe proprio il percorso della linea, e quindi nel dubbio, non nel dubbio, in questo caso il dubbio non c'è, sul percorso interrotto della linea si va di diritto al punteggio maggiore, al punteggio più alto. Una delle cose che vediamo nelle atlete coreane e nelle atlete asiatiche è una grossa pressione della corda sul mento, anzi molte volte le vedi quasi pitturate a livello del mento, perché hanno i segni proprio della corda sul viso, cosa che noi invece facciamo molto di rado. Abbiamo dei contatti più leggeri e sbagliamo di più. Nell'accademia si dice sempre che l'allineamento ideale, no, è intanto ragionare su ancoraggio che arriva al momento del rilascio, nell'attimo del rilascio, eccolo qua, punta del naso, apice delle labbra, punta del mento. Nella scuola coreana tu dici c'è molta c'è molta più pressione, c'è carico proprio sul terzo, sì, punto d'appoggio. Sì, sì, sì. Nel frattempo si è ribaltata la situazione, sì, di punteggio. Abbiamo la Corea che si è imposta di 3 punti dopo la terza freccia. Corea avanti, bruttissimo 6. Corea che aveva appena ripreso in mano la situazione e ha sporcato. Ha ripreso anche a piovere. Eh sì, pioggia di nuovo battente. Non lascia scampo il maltempo in quest'ultimo pomeriggio di gare dai mondiali di Torino, 46esima edizione.
E per Torino questa volta vuol dire il parco della Palazzina di Caccia, la cornice più bella da esibire in questi giorni, monumento patrimonio dell'umanità, monumento patrimonio dell'umanità UNESCO. Qui si è aperto tutto, qui è stata la cerimonia inaugurale e qui si è ritornati per la conclusione anche del torneo paralimpico. 2-9 a rimediare qualcosa dopo il 6 in apertura della seconda parte di volée. Tocca alla Cina. 7. Devono riregistrare tutto. Di nuovo la pioggia cambia il volo delle frecce all'improvviso. E qui vediamo l'abilità degli arcieri. Questo nella... è 10 comunque, altro che pioggia. Eh sì, però avrà sicuramente contromirato. Dopo aver visto il risultato della sua compagna, avrà mirato ad un punto diverso dal 10 per colpire il 10. Se arriva al 10 è pareggio. 9 un punto. Un punto di differenza. Sì, 98-97. Metà gara. C'è comunque, giustamente ogni volta Carpignano ci fa notare gli asterisco ancora da verificare, quindi aspettiamo una volta per tutte la verifica dei giudici al target, al tabellone. Comunque attaccate le due squadre per questa finale nell'arco ricurvo, finale donne, penultimo momento gara, eccoci qua, verifica dei punti. La freccia contestata è quella tra giallo e rosso, proprio appiccicata, sì, eccola lì. Mi lasci sbilanciare? Vado al 9? È giusto secondo te? Carpignano mi guarda e mi dice, sì, allargati pure. Vediamo, però. Tanto la verifica è già fatta, adesso arriverà la comunicazione. Qui è ricominciato a piovere. È 9. 9, bene. Parità. Parità assoluta. 98 su 120 il pieno, 98 su 120 Corea Repubblica Cinese ed è derby d'Oriente in perfetto equilibrio. Resto al balletto dell'inglesina Daniel comunque, perché lei proprio era svolazzo che mi aveva portato romanticamente ad altri pensieri. Questo è comunque il gesto che serve al cambio di turno in linea di tiro, una volta ancora, vedete, si interrompe lo scorrere dei secondi, in questo caso chi è ultimo non è nel dovere di questa comunicazione con gesto al compagno che segue, altri non ce ne sono. Il compito passa dall'altra parte, dall'altra squadra proprio. Sette-dieci. Alternanza abbastanza larga. Nel caso della parità parte chi è partito per prima, quindi... Siamo con la Cina, 7-10-9, metà volée sul 124, tre frecce dall'altra parte, adesso Corea, risposta Corea. Nove. Ad anticipare qualcosa sulla ultima finale che... vi dobbiamo di nuovo ad aprire quei discorsi mezzi di geopolitica sportiva, chiederò a Pedrazzi Russia-Corea se può essere derby anche in questo caso quasi d'Oriente, Russia proprio in mezzo ai discorsi sostanzialmente, insomma probabilmente attratta dalla scuola orientale, gioco forza proprio per forza. Beh, di geografia, però Russia che fino a un certo momento ha fatto parte forse della più della tradizione della scuola e della scuola occidentale, insomma, ecco. Sì, una grossa differenza fra le due. 124-124, continua tutto in perfetta parità. Una grossa differenza fra le due tecniche, cioè, abbiamo avuto un momento in cui la squadra russa ha formato atlete come proprio Natalia voleva, basata molto su una un'esecuzione muscolare, una preparazione fisica, una
Abbiamo avuto momenti in cui gli americani hanno detto la loro, power archery anche per loro, quindi momenti, e ultimamente la Corea è un po' tutto l'allineamento delle spalle, del braccio davanti, il braccio che regge l'arco, che quindi influenza la precisione del tiro in modo principale. E quindi i coreani che hanno rispetto ai russi un'evoluzione molto, molto più tecnica. Oggi i nostri acieri cercano di tirare la coreana, non cercano più di copiare né russi né americani. 2-10 Cina, intanto sì, interessantissimo questo discorso, va da sé, lo dimostra il fatto per esempio della ricerca degli allenatori coreani. Degli allenatori di scuola, non di scuola, ma proprio coreani a tutti gli effetti. Sì. Ma gli stessi Stati Uniti stanno pescando da quel bacino di tecnici, di allenatori. Hanno Kisikli, il capo, uno dei grandi. Arcieri mercato, sembra che l'Italia abbia fatto proposte robuste, insomma. Sì, vediamo dopo Londra, tutto questo naturalmente, il progetto intanto va avanti per come è stato definito. Il tuo collega, ricordiamo, è Gigi Vella, sempre sì. col risultato e la felicità, lui dalla sua parte, delle due squadre uomini e donne classificate, oltre al soldone delle due medaglie, il bronzo al collo della squadra uomini, oltre alla carta paralimpica, è l'oro, l'indimenticabile oro non più tardi di una settimana fa del trio donne. Natalia Valeva in testa, la grande Valeva. C'è una squadra ritrovata. Sì. Nel caposaldo Valeva, col coraggio di un CT che a costo di fare arrabbiare qualcuna ha disegnato una nazionale giovane, per due terzi giovane, giovanissima. 150 Corea, 151 Cina. Ultima volée. Ultime tre frecce. Attaccatissime le due squadre e poi ci divertiremo con gli uomini, ma intanto godiamo di questa finale arco ricurvo donne, penultima gara nel cartellone gare ai mondiali di tiro con l'arco, mondiali nell'edizione italiana, due settimane, Torino capitale del mondo. Siamo alle ultime sei frecce per definire questa. Ecco la Corea in avvio di questa volée. Un punto da recuperare. Un punto sotto. Vediamo se ci sarà ribaltamento un'altra volta. Corea comunque in piena gara ancora, nulla è perso. Curiosamente abbiamo detto si chiamano tutte Sok, per metà del nome di battesimo, apre con un 8 la squadra coreana. Gioca fino in fondo, sfrutta molto del tempo a disposizione, altro 8 periodico. Ha dato di nuovo tregua alla pioggia. Corregge qualcosa e arriva un 9, 8-8-9. Un punteggio di tenuta, però potrebbe non essere sufficiente per ribaltare questo svantaggio di un punto. È il turno della Cina. Tensione. Sì, tanta, difatti passa molta interferenza al momento del rilascio. Freccia che comunque, per quanto si è visto, per tutto quel vibrare, non è andata nemmeno male. Non si butta via niente a questo punto della gara. 9 points. Cammino quasi speculare in attesa della terza freccia a completare la prima metà dell'ultima volée. Una curiosità tecnica che abbiamo visto, l'apparire della velocità di uscita della freccia. Con questo tipo di arco raggiungiamo velocità nell'ordine dei 180-190 km contro i 260 visti con l'arco compound. 2-8-9.
un 8-2-9, un punto guadagnato dalla Cina che adesso è avanti di 2. Subito la risposta coreana. C'è in palio la medaglia d'oro, squadra donne arco ricurvo. Bassissima e lontano dal vero questa freccia, è soltanto 6. Rischia di prendere altro vantaggio, soprattutto mentale, la Cina. Seconda c'era in Piazzola che corregge qualcosa riportando in linea di galleggiamento, e questo è 10 a far media, 6-9-10, turno per la Cina. Vediamo se salva quel doppio vantaggio che vorrebbe dire medaglia d'oro. Dieci. A questo punto scanso di grossi errori per due frecce. Se fanno, dovrebbero fare un disastro. Ritornello, concetto che rinnoviamo, 8-5, basta 6 per vincere. Alla fine di tutto ho imparato le tabelline. Altro che medaglia d'oro Cina, 201. C'è verifica, comunque 201 Cina, 200 Corea. Dovremmo avere un punto di vantaggio per la Cina, forse due, attendiamo però l'ufficialità degli arbitri. La verifica è semmai ad aggiungere un punto, e quindi è medaglia d'oro Cina, anche se è così, sì, medaglia d'oro Cina. Allora, fanfessa le cinesi alla squadra donne, medaglia d'oro Corea all'argento, Iran completa il podio con la medaglia di bronzo. Donna felicità, come è stato al momento dell'oro Italia al tempo del torneo normodotati. Donne felicità in questo caso sono le tre cinesi che meritano menzione: Xiao Yang Hong, Gao Fangxia, Yan Huiliang. Bandiera della Cina in alto, oro al collo delle orientali di Cina, e adesso sarà l'ultima finale che seguiamo insieme, conclusione dai mondiali di Torino. Mentre andranno gli highlights, le cose più belle.